Il suffisso abbiate deriva da diverse ipotesi. Si narra che la famiglia Avia, gens romana poco nota ma antichissima, abbia chiamato Bitate il luogo in cui viveva attorno al V secolo d.C. Altri fanno risalire ai Galli la dicitura abbiate, che indica un luogo ricco di acqua risorgiva. Abbiate rimane tale sino a quando, a partire dal X secolo, inizia a crescere e cambiare. Il nuovo suffisso che si va ad aggiungere è grasso, riferito, secondo i primi documenti, alla fertilità della terra. Ariberto da Intimiano, nel suo testamento, cita la dicitura «Abbiate qui dicitur grassus», mentre un altro storico, Palestra, trova in alcuni documenti medievali che «gras» ha a che fare con la parola «gradus», termine con cui si indicavano le località dove sbarcavano merci e passeggeri. Pertanto, Abbiate fu chiamato Grasso per la presenza di un porto sul fiume Ticino. La Valle Grassa mantiene ancora inalterati i ritmi della campagna, una terra fertile costellata da antichi insediamenti rurali, una valle ricca di acque risorgive, l'alternarsi di coltivi prati e marcite che degradano verso i boschi del Ticino. A ottobre, una fiera che esiste oramai da più di 500 anni celebra questo mondo agricolo che ancora oggi mantiene intatto il sapere di un tempo, fatto di lavoro e tradizioni.